Bentornati, bentornati qui su Formula 1 2020, carriera con la nostra squadra, il nostro team, il mattone squadra corse. Siamo in Canada, signori. Oggi ho fatto le prime tre prove libere, le prime due, la terza l'ho skippata, l'ho simulata. Non sono andate male, non sono andate male, sono abbastanza contento. Però l'ultima volta che ho detto così è andata proprio di cacca, quindi evitiamo di parlare. Abbiamo le qualifiche, tentativo unico sotto la pioggia. E la gara, però, soleggiata, 18 giri. Ora, potrei tranquillamente andare ad aumentare un pelino la deportanza per quanto riguarda la macchina. Vediamo cosa fare, perché vorrei provare a fare la qualifica stringendo molto i denti e entrando di cattiveria con l'assetto da asciutto. Boh. Non lo so, è un po' rischioso. Abbiamo fatto ancora un po' di ricerca e sviluppo nel frattempo che non eravamo collegati, diciamo così. Abbiamo scelto, ce l'hanno chiesto mentre facevo le prove libere, il nostro rivale Nicolas Latifi. Quindi siamo abbastanza tranquilli, dovremmo tranquillamente portarcela a casa, che perché è sempre dietro. Quindi vorrei quantomeno cercare di andare un po' basso, perché mi rendo conto che facciamo abbastanza schifo. La Haas ci ha superato. Di poco poco, ma ci ha superato in fase di in termini di ricerca e sviluppo. Noi però non siamo rimasti con le mani in mano. Abbiamo tre miglioramenti: telaio, resistenza e motopropulsore in aggiornamento. Abbiamo migliorato la struttura della resistenza e quella del motopropulsore. Possiamo ora fare per la resistenza due aggiornamenti contemporanei. Per il motopropulsore abbiamo diminuito la probabilità di guasto, quindi stiamo cercando di impostare la vettura, la scuderia verso il futuro, che non è oggi chiaramente, ma oggi ci tocca la qualifica a tentativo unico sotto la pioggia in quella di Canada. Piove, ombrelli aperti, mamma mia, aiuto. Allora, sono state alle intermedie, quindi non piove tanto tanto. Ok. Vi dicevo, sono stato abbastanza felice, tra virgolette, di come sono andate le prove libere, perché nella FP1 e FP2, quelle che ho corso, nelle quali ho fatto tutte e due le volte il test sul giro ritmo qualifica, perché avevo fatto dei cambiamenti tra uno e l'altro di assetto che avevano portato a dei miglioramenti nel tempo, sono riuscito a piazzare Pipino più veloce di tutti in entrambe le prove. Io credo che avessero un discorso di assetto simil bagnato, probabile, tenendo conto di una cosa: non possono usare troppo perché domani non ci sarà l'acqua. Quindi, se caricano o carichiamo troppo la macchina, poi domani siamo fermi. È per questo motivo che vi faccio vedere l'assetto, lo confermo così com'è. Quindi, aerodinamica 4-6. Potrei fare 5-6, ma rischio di avere la macchina troppo pesante domani. Trasmissione, geometria delle sospensioni, sospensioni, freni, gomme. Andiamo, speriamo di fare una buona qualifica.
quarta posizione. Mica incredibile, top 5, mettiamo dietro Max Verstappen, Lando Norris e Vettel, anche l'altra Red Bull di Albon. Wow, incredibile, incredibile. Pipino cosa ha tirato fuori? L'ho riavviato giusto. Mamma mia, Luca. Ai 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 ai, dietro a entrambe le Williams. Cavoli, Luca, dobbiamo migliorare sul tempo sul giro, assolutamente. Porca miseria, porca, ragazzi. No, Leclerc era infattibile e vi ho detto che non ho toccato, come avete visto, non ho toccato nulla dell'assetto preimpostato, cioè no, l'assetto che ho impostato io per la gara sull'asciutto. Quindi quel tempo l'ho fatto con una macchina settata per l'asciutto. Tant'è che ho dovuto rifarlo un po' di volte, non tantissimo, neanche una decina di minuti, quindi toh. 6-7 tentativi, non di più, in cui continuavo a girarmi perché effettivamente non avendola mai provata sul bagnato ed essendo un assetto sull'asciutto un po' scarico per quanto riguarda la pioggia, avrei dovuto mettere tipo 5-8 dietro per riuscire ad avere abbastanza portanza posteriore per non continuare a perdere in uscita di curva, soprattutto, non tanto in ingresso quanto in uscita. Ragà. Quarta, domani possono succedere cose. Mi va bene, non siamo più veloci di tutte queste macchine, chiaramente. Però, se Pipino si mette da lassù, ci mette l'impegno, possiamo arrivare lontanissimi. Vedi tu, Alex. Vedi tu, Alex, fai un po' che cazzo che vuoi. Non ti ho assunto io, anche se tu dici così, ma vabbè. Pre-gara, è ora di raccogliere i frutti di una preparazione, d'accordo? Ci proviamo. Non mi vuoi vedere tornare in box al primo giro per cambiare l'ala? Si spera. Si spera di no. Ok, qui siamo messi bene perché ho messo tutte componentistiche 2, abbiamo tenuto la 1 sull'unità di controllo elettronico perché a 54 la possiamo gestire, le batterie erano veramente andate al 70%. Si fanno questa gara e poi le prossime FP1 e 2 del prossimo Gran Premio. Però siamo un po' al limite e mi serve tutta la potenza possibile, veramente, veramente tutta la potenza possibile. Il cambio, ragazzi, Il cambio è, rischiamo la prossima gara di avere dei problemi. Io ve lo dico, questo cambio di prova al 79% aveva già perso una marcia, quindi ho paura che va bene questo, poi dovremo prendere una penalità, suppongo, non lo so. Questo è un peccato che non abbiano rivisto, diciamo, alcune cose per quanto riguarda appunto la componentistica per una stagione ristretta. Poi, ragazzi. Io vi saluto, il mio faccione sparisce, ci becchiamo l'intro della gara e poi in pista con Pipigno. Dai! Buongiorno e benvenuti sull'isola di Notre Dame. Ancora una volta il Gran Premio del Canada ci riserverà una gara sensazionale. Il suo circuito impegnativo porta i piloti a darsi battaglia per la pole e qui spesso viene decisa per pochissimo. Assisteremo a velocità massime di quasi 340 km/h qui al circuito Gilles Villeneuve, con quasi 2/3 del giro a manetta. Le chicane ad alta velocità comportano un potenziale pericolo, soprattutto nel famigerato muro dei campioni, e tenete sott'occhio i sorpassi sia nel tornante che nella chicane finale. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Quindi il resto della griglia: Leclerc, Lombardo, Max Verstappen e Norris, Vettel, Albon, Perez e Daniel Ricciardo, Ocon, Kvyat, Antonio Giovinazzi e Sainz, Grosjean, Magnussen, Pierre Gasly e Kimi Raikkonen, Russell, Latifi, Stroll e Luca Ghiotto. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Ok, ragazzi, siamo nell'abitacolo insieme a Pipigno prima della partenza. È un po' teso perché veramente wow, vedere le due Mercedes e la Ferrari di fianco e basta è abbastanza incredibile. Vediamo la strategia. Qua chiaramente dobbiamo tenere soft e medie. Andiamo a vederla, però. Ok,
Gomme obbligatorie medie e hard. Adesso sono illuminate le medie, quindi probabilmente gli va bene, però noi facciamo sempre il solito discorso. Rimuoviamo lo stint e teniamo la strategia 7-11. Al limite, ma mi va bene 7-11. Quindi dal settimo giro dobbiamo uscire. Nel frattempo che suona il mio telefono con la notifica nel momento meno opportuno. Perfetto, mettiamo giù qualche un giro in più, non di più, di serbatoio. Siamo pronti. Rivediamo la strategia un attimo. È tutto corretto, personalizzato. È la strategia selezionata, soft e media. Ci siamo. Andiamo prima del Canada. A noi. O a noi. Scusatemi. Siamo. Cato Sebastian! All'attacco di Bottas! Cosa stai facendo, Pipigno? Decisa, ben fatto. Ok, è durato poco. Bottas ci ha fregato di motore. Ottimo primo giro. Ottimo. Ok, ora Sebastian va di RS. Possiamo farci poco. Ha già un motore più potente del nostro, figuriamoci poi con la lama mobile aperta. Prova già lo sverniciamento qua. Gli concediamo all'esterno, lo chiudiamo però molto bene all'interno. Arriva, non arriva, arriva adesso, occhio! Occhio a World Champion lì! Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Bacio al muro lì. Bacetto dell'MSC001. Occhio. Un errore di Pipigno di traiettoria. Oh mamma mia, Sebastian. No! Situazione. Vediamo se riusciamo. Stai dietro, Seb. Stai dietro, Seb. Ancora? Occhio! Non lo potremo tenere dietro per sempre, Sebastian. Certo, Pipino si sta difendendo con le unghie e con i denti. Arrivano in due! L'attacco dalla vettura davanti è 6,1 secondi. Dato le Mercedes se ne sono andate, ovviamente.
Occhio. Abbiamo detto Leclerc. Leclerc, non Sebastian. Leclerc e Verstappen. Occhio perché questi si spingono duro. Siamo entrati nel giro per la sosta ai box. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 15,3 secondi. Le gomme le sento ancora buone io, ragazzi. Potrei ritardare di un giro. Vediamo come va questo. Andiamo ai box, ragazzi. Andiamo ai box. Box, vai. Non facciamo toccare l'ala anteriore perché mi sembrava danneggiata. Non mi sono fatto fregare a sto giro. Mettiamo le medie. Dai ragazzi, su. Dai. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Siamo dietro la Tifi. Abbiamo dietro Luca. Cerchiamo sorpassi azzardati, la Tifi si dovrà ancora fermare. Andiamo nella scia. Usciamo dalla scia all'ultimo. Infatti si è fermato i box. La Tifi. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Lo so. Gomme medie nella vettura dietro. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,4 secondi. Occhio a Verstappen, che prova subito l'attacco su Pipigno. Occhio. Distanziato quanto basta per ora Max, vedremo. È entrato anche Luca. Luca è ai box per la sosta. Oh! Davanti a Leclerc! Davanti a Leclerc! Ok, di solito questo è un flashback, siamo al flashback numero 3 di tutta la gara. I primi due sono stati errori miei, se non ricordo male, due sbinnate. Qua non so che cosa si... Rivediamolo insieme, replay. Allora, modifichiamo la telecamera. Ok, esce Leclerc, noi ci mettiamo davanti a Leclerc. Perché mai dovrebbe frenare Codemasters? Perché mai un pilota dietro all'arrivo del punto di frenata, qua siamo a 100, qua si inizia a frenare, un po' più avanti magari se vuoi tirare un po' la staccata, ma non troppo perché poi scende destra a sinistra scollinando. Per quale motivo? Per quale motivo? Guardate il volante. Per quale motivo dovrebbe frenare qui Sebastian Charles Leclerc? Perché?
Fanculo, non c'è nessuno davanti, no? Vabbè. No. Flashback e tanti... Questo è il flashback numero 3, ragazzi. Allucinante. Ho evitato il contatto qua. Ma per quale motivo? Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Mi vogliono far entrare in box? Per quale motivo? Oh mio Dio, Leclerc! No. Non rientro neanche se mi pagano. Siamo in terza posizione. Non mi fermo neanche se mi pagano. Che Leclerc ancora. Siamo noi all'interno, c'è Carletto. Dai lì nel tuo posto. Collisione con Leclerc, avvertimento della FIA. Nella direzione gara. Lasciateli correre, lasciateci correre. Trazione. Carletto ci mangia la posizione, ci mangia il podio. Vediamo se riusciamo a prenderlo però. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Oh mamma mia! Verstappen ci tocca! Finendo anche le RS. Vettel ha superato Verstappen. Dietro di noi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Stiamo tirando veramente al massimo, ragazzi. Hamilton è al primo posto. Non che ne avessimo dei dubbi, Alex, ma non che ce ne fregasse nulla di Hamilton al primo posto, sinceramente. Comunicazioni più corrette, più pertinenti per cortesia la prossima volta. Stiamo veramente devastando il motore. Occhio che arriva, occhio che arriva, occhio che arriva. Una buona staccata di Pipigno. Impedisce l'attacco da parte di Vettel. Ma si farà presente il prossimo giro. Ormai il terzo posto. Seguimento della vettura davanti. Ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Dicevo, penso che ormai il terzo posto è andato. Mamma mia! Il muro! Occhio, occhio, arrivano in due. Sto facendo il trenino dietro di noi. Beh, Norris si è ritirato.
finendo anche l'ERS, occhio, e beh. Ce la possiamo provare? Che staccata profonda di Pipino! Mamma mia! Mamma mia! Pipino! Oh mio Dio! Ci fai emozionare così però, eh? Oh, 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 che fai? Ci fai emozionare così? Ho perso la seconda, merda! Ecco, lo sapevo. Ho perso la seconda. Hai perso una marcia, la trasmissione ha subito un grave danno. Niente, vai, vai Sebastian. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Mi sono passi in bandiera gialla, se ne sbattono un po' tutti. Ah, maledizione, abbiamo perso una marcia. Alcune informazioni su Perez. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Perez ha dei problemi, abbiamo perso la quarta posizione. Se l'è presa Sebastian. Ah, ah Max, all'esterno ragazzi, Pipino gli dice di no a Verstappen, è l'ultimo giro. Aia. Abbiamo riconquistato la seconda, sì, è entrata la seconda ragazzi. Abbiamo anche le RS. Diamo tutto. Diamo tutto. Diamo tutto. Diamo tutto. Signori. No. Sì. Ma la macchina rotta! Sì! Pepino! Pilota del giorno Lance Stroll, va fangulo, va! Grande! Un altro gran premio del Canada giunge al termine e sono riusciti ad agguantare una vittoria senza eguali. Beh, Luca, dove pensi si sia deciso? Ha vinto Lewis! Visto il risultato finale. Facile, facile, davanti a Bottas. Festa dopo uno straordinario weekend di gara. Eccoli qua, Leclerc, terza posizione. Bravi tutti. Signori, quinta posizione ragazzi. Canada lo considero un po' il mio secondo tracciato. Un po' sporchi. Abbiamo fatto molte battaglie per restare lì. La terza posizione era impossibile, il passo di Leclerc è 1.12.238 come migliore, è veramente irraggiungibile, un secondo e uno più veloce di noi, mentre Sebastian ha fatto fatica a sorpassarci, e probabilmente anche per quello che non ha fatto un grande miglior tempo. Poi abbiamo ovviamente noi rallentato un po' tutti, abbiamo un po' rallentato tutti, 8 flashback. Soprattutto tipo gli ultimi 5 nell'ultimo giro. Però ve l'ho detto ragazzi, sarò onesto con voi, non mi nascondo dietro un dito. Wow, posizione in classifica, intanto maciniamo le prime posizioni. Decima posizione per Pipino, i suoi primi 10 punti nel mondiale, e sono i primi 10 punti della Mattone Squadra Corse, che supera anche la Alfa Romeo Racing. Wow ragazzi, wow. Wow! Ah, questa è una gara, come dico io, bella. Eccomi qua ragazzi. Cosa vuol dire uno o più componenti si sono usurati? Attività, allora, qua ci fa fare l'attività. Ne abbiamo tante, le faremo tutte. Evento, va benissimo tutto. Abbiamo dei messaggi, oh mio Dio, ancora questo tasto, no.
Cosa vuol dire delle componenti si sono usurate? Intendi il cambio, amico? Il cambio lo dobbiamo cambiare. Se è un gioco di parole, ma il cambio lo dobbiamo cambiare perché purtroppo ci è partita una marcia per un giro e mezzo. Brutta roba, brutta roba. Brutta roba, brutta roba. Non abbiamo messaggi. Non capisco quell'uno o più componenti si sono usurati. Andiamo, abbiamo il Gran Prix d'Austria il prossimo 2 luglio. Andiamo a vedere cosa arriva. Arriva il motore, ok. Il telaio, sì, perché siamo ancora veramente un po' sotto di telaio. Possiamo vederlo anche qua. Abbiamo il telaio un po' bassino, anche è la parte che dobbiamo migliorare di più. Non ci bastano per due. E non possiamo fare nient'altro. Va bene, dovremmo riuscire a risopravanzare la Haas. Arriva il 6 luglio, ovviamente dopo il Gran Premio, perché siamo sfigati come pochi. Andiamo avanti, facciamo avanzare il tempo. Perfetto. Perfetto. Costi di gestione, risorse. Ah, fermiamoci. Perfetto. Perfetto, possiamo fare altra ricerca e sviluppo, ragazzi. Che pezzi sono arrivati dalla fabbrica? Cosa stai dicendo, Alex? Vabbè. Facciamo finta di niente, andiamo avanti, possiamo migliorare? Credo dovremmo Sì. selezionare qualcosa del genere. Anche se il telaio ha rischio, probabilità di guasti alta, possiamo fare qualcosa però per questo, andando sul telaio. Controllo qualità per il 28 giugno. Spendiamo altri 2 milioni. Facciamo avanzare il telaio, che è un punto dove siamo un po' carenti. Andiamo avanti. Non capisco quel componente. Penso sia il cambio. Candele, riavvia produzione. Merda. Merda. Siamo anche senza punti. Addio. Niente. Non ci saranno sviluppi per il prossimo Gran Premio. Allora. Questa settimana c'è stato un grosso problema in produzione. Eh sì. Tutto il pacchetto di sviluppi per questo weekend è saltato. Controlla la workstation per i dettagli. Sì, lo so, lo so, lo so. Volevo vedere se riuscivo a metterlo in produzione, ma non credo. Oh, perfetto, perfetto. È arrivato comunque, dimensioni. È arrivato l'aggiornamento dalla fabbrica produttrice del motore, che era questo, mi sembra. Dimensioni turbocompressore, ci è arrivato, quindi comunque avevo una macchina più potente. Come vedete, come motore non siamo messi male, siamo a metà. Siamo meglio della McLaren, meglio della Renault e meglio della Red Bull. Ok, interessante. Siamo però ancora un po' indietro, purtroppo. Non possiamo fare la ricerca e sviluppo. No, possiamo prendere un nuovo sponsor? No, perché è livello 10. Possiamo personalizzare qualcosa, il pilota e la livrea non ci interessa. Potremmo cambiare il casco però, eventualmente. Quello è quello che ho detto che si potrebbe cambiare. Però ho in mente qualcosa di particolare che non si farà adesso in Austria. Quindi ragazzi, io nel frattempo che non carica più la schermata sotto, eccola qua. Vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento. Pipino si è fatto perdonare. Quinta posizione, i primi punti in classifica, i primi punti per la scuderia. Dai, sono convinto che questa macchina può regalarci ancora tante sorprese anche qui in Austria, allo Spielberg, Red Bull Ring, qualcosa del genere. Alla prossima, ragazzi. Ciao.